Stamattina ho fatto tutto e pomeriggio sono le 3:30 e ho visto TV, cose varie, c'è una bellissima giornata di sole, finalmente la Trilla è fuori con le sue cose, i suoi giochini e io smanio di fare qualche cosa, avevo delle alternative, andare a mettere a posto anelli, collane. Lavare per terra, però lavare per terra l'ho fatto l'altro ieri, sono sola in casa, per cui sono solo io, insomma, che posso sporcare. E allora forse mi metto a fare qualche cosa, perché mi sono pure truccata, ovviamente, come faccio sempre, però vorrei aggiungere un tocco estroso. Vediamo se riesco. Ci proviamo, mi sono messa di fronte al balcone, vado a prendere le cose. È una prova, eh? Allora io questa mattina mi sono truccata e ho fatto come base, prima ho messo il blu, quello di Bare Minerals su tutto il viso, poi ho preso un phon e l'ho asciugato e poi ho messo di Laura Mercier il fondotinta minerale in maniera che essendoci la parte luminosa sotto e il fondotinta minerale sopra poi andasse bene, insomma. Poi ho messo un po' di blush, qui il naso è rosso perché ho messo un po' di illuminante di Bobbi Brown, e un po' di matita e poi un paint pot di MAC in colore mauve. Quindi questo è il trucco. Di Bobbi Brown ho messo uno stick fra l'infracigliare e il contorno dell'occhio, non ho messo fondotinta. Forse questo coso di Bobbi Brown è un po' troppo chiaro, ma non lo so. Comunque, non avevo intenzione di fare nient'altro. Adesso vediamo che cosa ho intenzione di fare. Ho intenzione di fare un trucco grafico, sperando che ci riesca. Allora prendo la matita Maybelline Tattoo perché ho visto questo trucco grafico presso una ragazza e voglio provare, chissà ci riesco, ci provo, se poi vedo che va male, insomma, lo tolgo. Allora, trucco grafico cosa significa? Io metto lo specchio, significa che voglio creare un triangolo qui. Poi in fase di editing avvicino l'occhio. Allora, bisogna stare con l'occhio riposato, prendere una riga qua. Avete capito dove va? Qua. E farla scendere qua. Quindi si crea questa, si vede? Non è precisa perché c'è una base. Si vede? Sì, si vede. Lei, la ragazza, ha fatto un altro triangolino qui, però non voglio farlo se non prendere la mano su questa cosa. Allora, faccio l'altro sull'altra camera, sull'altra parte dell'occhio e lo faccio off camera. Ecco fatto. Non sono esattamente precisi. E provo con un pennello piatto,
a sfumare i bordi verso l'interno. A me Kate Jane Hughes mi ha rovinata. Proprio per cercare, ma questo non è di Kate Jane Hughes. Si vede che cosa ho fatto? Poi, siccome noi non siamo normali, quindi sono portata dei pennelli, prendo questo blu elettrico di Estée Lauder, ma un qualsiasi, e tampono perché è abbastanza cremoso. Tampono questo pennello piatto qui. Con certosina vado a riempire questa parte. Sarebbe bello utilizzare anche dei glitter, ma ecco, è la prima volta, c'è una cosa così, quando è che si va? E proprio sono proprio due triangoli. Qui è sceso, c'è un po' di fallout, ma poi lo tolgo. Sotto non metterei niente, sempre con lo stesso pennellino perché è piatto. Posso andare a bordo ciglia. Ah, vi volevo dire, Estée Lauder mi ha no, Estée Lauder, Yves Saint Laurent, quel famoso mascara, passato tutto questo periodo me ne invierà uno nuovo in ricambio, un customer service meraviglioso, devo dire, perché la prima telefonata fu fatta con una persona, quando io poi ho richiamato, si era scusato sulla scusa che mi aveva dato la sua collega, che era fuori luogo. La scusa era il fatto che il mascara mi era stato regalato, per cui io non avevo avuto una perdita. Cioè, tutto, ecco, faccio così, vado a ripulire il fallout. Fallout ripulito, ho preso un pennello per vedere di sfumare un po', certo sembra un make-up, cioè non da tutti i giorni, giusto se vai in uno show televisivo. E quindi aggiungiamo un po' di mascara, questo, The Long Bette, che come vedete devo scrivere all'azienda perché di voi il mio continua a essere morbido. Metto un po' di mascara. Fallout mica l'ho tolto bene. Diceva, perché non ti metti a pulire casa? Questa è la libertà di decidere quello che uno vuole fare. Facciamo quello che è, nei limiti di quello che possiamo fare, facciamo quello che ci interessa di più.
per dindirindina. Allora, le labbra le lascio così come erano stamattina, anche perché con un trucco così. Io sono senza occhiali, ho fatto tutto senza occhiali, quindi, cioè, voglio dire, tanto non è che si possa fare diversamente. E con un trucco così siamo pronti per andarci a struccare. Non ce la facciamo al balcone e facciamo due chiacchiere con la signora di fronte. A proposito del balcone, forse è meglio che vada al balcone. Tanto le foto, vediamo se me le accetta. Mi manda calci, non posso neanche ridere. C'è la signora di fronte, c'è la signora di fronte che stende i panni e anche lo soffina. Pensa che io sto riprendendo lei. Non so fino a quando ho registrato, ma effettivamente io, facendo la foto al balcone, mi sono resa conto che c'era questa signora che abita di fronte un po' più in là, che pensava che io stessi facendo una foto a lei. E allora l'ho tranquillizzata, non potevo dire che mi riprendevo io, che stavo facendo le foto alle palme qui. E lei mi ha detto, no, glielo dico giusto così perché io conosco sua mamma, lei forse non si ricorda di me, bla bla, tutte storie così. Ho detto, signora, stia tranquilla, però io effettivamente questa la volevo filmare un giorno, perché quando stende il bucato, anche lo strofinaccio lo sbatte più volte, poi stira tutti i lati dello strofinaccio affinché le cuciture non abbiano pieghe, eccetera. Le stira e mette tre mollette per ogni strofinaccio, perché non fa alcuna piega per appendere lo strofinaccio. E se fa questa cosa per uno strofinaccio, potete immaginare che cosa possa fare per lenzuola, federe e tovaglie. Comunque sono rimasta a parlare con lei in questo momento, con tanta santa pazienza, però di fronte a me abita una mia amica che dietro i vetri mi faceva segnali, non posso ridere, come per dire, t'ho beccato, ma io non stavo facendo una ripresa questa qua, vabbè, un trucco grafico può portare anche danni. Ciao mio care. Un bacio e fate quello che vi rende più felici, più sereni. Fate le cose strane, nei limiti delle vostre possibilità. Un trucco grafico, perché no? Spiare i vicini. Oddio, basta.